Cari amici, è il lunedì di un giorno qualsiasi, comunque è lunedì, e io stavo passeggiando soletto per le strade di Roma di mattino presto, a un certo punto nel centro di Roma vedo che ci sono delle belle macchine che si fermano, scendono mamma e papà, oppure mamma sola o papà solo con dei bambini piccoli, e dentro in un certo posto. Il fatto è che erano tutti cinesi. Allora io vado a vedere che cosa c'è in quel posto, e leggo sopra Istituto Santa Maria, e sono entrato anch'io, non mi ha fermato nessuno, perché hanno visto che sono una persona distinta, una persona seria, va bene, la mia borsa tracolla. Non si può dubitare di una persona come me, cari. E che vedo? Che è un istituto meraviglioso. Istituto Santa Maria. E si trova tra Viale Manzoni e Via Tasso, dove c'è il Museo della Resistenza, dove venivano torturati i partigiani tra il 44 e il 45, capito? Si trova questo istituto, e lo sto facendo il video proprio dentro l'istituto, capito? Istituto Santa Maria, è un istituto potentissimo, meraviglioso. E il fatto è che la metà di quelli che entravano qua stamattina, entravano perché le scuole sono finite, le scuole normali, diciamo, ma la scuola dell'infanzia no, è aperta ancora, finisce, mi hanno detto, il 29 giugno, e la metà erano italiani. L'altra metà erano cinesi, e il fatto che si trattava di cinesi con delle grandi macchine, macchine grandi, e tutti vestiti bene, tutti eleganti, si trattasse della mamma o del papà, tutti vestiti bene, e vedevo anche che ne hanno portato qua a scuola, non solo un bambino, ma anche due o tre, quindi tutti a distanza ravvicinata, uno dei 3 anni, uno dei 4 anni, tutti vestiti bene. E mi sono un po' informato, e me l'hanno fatto anche visitare l'istituto, sempre perché hanno visto che sono una persona per bene. E ho visto una piscina meravigliosa, un refettorio meraviglioso che sembra un refettorio di Grand Hotel. Ho detto, ma guarda, metà bambini italiani e l'altra metà sono cinesi. Ma sono cinesi che stanno bene, perché qua mi pare che si spenda su 7.000, 8.000 euro l'anno, molto di più che all'università, 7-8.000 euro l'anno. E l'Istituto Santa Maria, vi potete informare voi, digitate sul web, il meraviglioso web vi dà tutte le notizie, però non so se tra le notizie trovate pure il prezzo, questo non lo posso sapere. Del prezzo mi sono formato io in maniera clandestina, capito? La metà sono cinesi, ma scendevano da quelle belle macchine, cari amici, scendevano, portavano i bambini dentro e poi andavano via, chissà dove andavano a lavorare per avere tutti questi soldi, cari, per portarceli qua, non solo uno ma anche due o tre dei bambini. Poi non lo so se ci hanno avuto pure qualcuno all'elementare o qualcuno alle medie inferiori, perché sono chiuse, sono finite, capito, cari amici? E allora ho fatto delle considerazioni, riallacciandomi al mio antico video intitolato Occidente de Fou, e se andate su Occidente de Fou capite meglio pure questo video, perché anche questi sono i segni della tremenda potenza cinese. E dico tremenda, orribile potenza cinese, perché si basa sullo sfruttamento del lavoro. Mi hanno detto che è ancora uno stato socialista, uno stato comunista la Cina, e siccome sono a Roma io mi posso dire me coglioni, se questo è il comunismo e il socialismo, perché pure sul web mi dicono che sono trattati peggio degli schiavi i lavoratori cinesi, sapete, perché gli schiavi non era vero che fossero trattati male, perché il padrone dello schiavo, per avere lo schiavo, lo aveva comprato, e capito? Ci aveva speso tanto il padrone per comprare lo schiavo,
E che tu lo tratti male, il tuo cavallo, che l'hai pagato? Se ti muore il cavallo perché lo tratti male, tu hai perso il capitale, capito? Hai capito la grandezza della Cina, su che cosa si basa? E noi siamo qua, in mezzo alla crisi dell'Occidente, perché là c'è sta un popolo di schiavi, che io lo chiamo sempre il Grande Oriente, capito? Che è formato da Corea del Sud, Giappone, ma Cina 1.200.000, l'India, Dio quanto sono trattati male i lavoratori in India. Loro sono trattati male, però lo Stato è potente. Noi siamo trattati bene, però lo Stato è pieno di debiti. E questa è la situazione, cari amici. E i cinesi li vedo pure qua, i cinesi pure qua a Roma, che portano i loro figli nelle migliori scuole romane, cari amici. Vabbè, cari, vi lascio rinviandovi al mio video Occidente Defoe. E sono le sorti umane, questi cari amici. Gian Battista Vico chiamava tutto ciò corsi e ricorsi storici. Grazie se mi avete ascoltato. A tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.